Salve gente, io sono Luca e questo video è pensato per chi sta imparando l'italiano come lingua straniera. Questo video infatti fa parte del corso avanzato di italiano che ho pubblicato su YouTube. Vi metto qua sotto nella descrizione del video il link al corso, così se vi siete persi qualche episodio potete andare a riguardarvelo. In questo video volevo parlare di sei verbi che suonano molto simili ma hanno dei significati piuttosto diversi. Il primo verbo è scioccare, il secondo è scoccare, il terzo è schioccare, il quarto è scrocchiare o scrocchiarsi, il quinto è scricchiolare e il sesto è scroccare. Quindi, come vedete, questi verbi suonano molto molto simili. E ho notato che gli stranieri che studiano l'italiano spesso li confondono perché effettivamente creano confusione, sono verbi molto simili. Vi dico subito che questi verbi sono verbi regolari e quindi sono semplici dal punto di vista della grammatica, sono dei semplici verbi in are, sono tutti uguali da questo punto di vista, quindi da questo punto di vista non c'è nessun problema. Quindi non mi fermo sulle forme, perché comunque le forme sono standard, non sono irregolari. Mi interessa invece distinguere questi verbi dal punto di vista del significato, ma iniziamo dal primo. Il primo verbo è scioccare. Allora, questo verbo è chiaramente collegato alla parola inglese shock, solo che questa parola viene scritta con grafia italiana, quindi c'è S-C-I-O, però la parola da cui deriva è comunque shock. Quindi il verbo scioccare è collegato alla parola inglese shock. Cosa significa scioccare? Significa creare un trauma emotivo a una persona, cioè colpire una persona in modo forte dal punto di vista emotivo, psicologico. Facciamo subito un esempio. Questa notizia mi ha davvero scioccato. Cosa significa? Quando ho saputo questa cosa sono rimasto sconvolto. L'apprendere questa notizia mi ha sconvolto. Che cos'è uno shock? Fondamentalmente è un forte colpo sul piano, diciamo, psicologico o emotivo. Oppure facciamo un altro esempio. Ieri sera ho scoperto delle cose che mi hanno scioccato. Cosa significa? Ho scoperto delle cose che mi hanno sconvolto. Io ho scoperto queste cose. E questo per me è stato un colpo molto forte, ovviamente un colpo in senso metaforico, figurato. Quando gli ho detto che cosa era successo, è rimasto scioccato. Cosa significa è rimasto scioccato? Significa è rimasto sconvolto. La notizia che gli ho comunicato lo ha sconvolto, lo ha scioccato. Questa persona ha subito uno shock. Prima di passare al verbo successivo, vorrei dire due cose. La prima è che dal verbo scioccare noi abbiamo il participio usato come aggettivo scioccante, scioccante, scioccanti, che è un aggettivo piuttosto usato e viene usato col significato di sconvolgente. Per esempio, io posso dire, ho appreso delle notizie scioccanti. Ho scoperto una cosa scioccante. Oppure, questa è una cosa davvero scioccante. Tutti questi casi, invece di scioccante, potrei usare sconvolgente. Una notizia sconvolgente è una notizia che non lascia sicuramente indifferenti, ma al contrario, sconvolge, che significa che è come un colpo per le persone che l'apprendono. La seconda cosa che volevo dire è che il verbo scioccare non è collegato all'aggettivo sciocco, quindi scioccare non è collegato a sciocco, sciocca, sciocchi, sciocche. Io ho detto aggettivo, ma può essere usato anche come sostantivo. Per esempio, io posso dire Luigi è uno sciocco. Martina è una sciocca, che significa è una stupida. Da ultimo, poi volevo dire sempre sul verbo scioccare, che in realtà le forme del presente non sono usate molto spesso. Di solito questo verbo viene usato al passato prossimo.
solito in espressioni, frasi come sono rimasto scioccato, mi hanno scioccato, mi ha scioccato e così via. Passiamo al verbo successivo. Allora, il verbo successivo è scoccare. Questo è un verbo, diciamo, sicuramente abbastanza raro, non è un verbo troppo frequente. Il primo significato di questo verbo è abbastanza tecnico e specialistico ed è circoscritto all'ambito dell'arco e delle frecce. Scoccare fondamentalmente vuol dire lanciare una freccia. Evidentemente la freccia non viene lanciata, ma viene scoccata, cioè l'arciere scocca la freccia. Si dice scoccare perché comunque è un movimento abbastanza particolare. Fondamentalmente scoccare vuol dire scagliare in lontananza e viene usato quando parliamo di archi e frecce, oppure anche di balestre, volendo. Probabilmente non sapete cos'è una balestra. La balestra è un tipo di arma, è diversa dall'arco, però diciamo che ha la stessa funzione, cioè la sua funzione è quella di scoccare delle frecce. Quindi, se vogliamo fare un esempio, possiamo dire: al segnale del capitano, gli arcieri scoccarono delle frecce incendiarie contro la città. Mi raccomando, scoccare si usa solo con armi come archi e balestre, non con i fucili, non con le pistole. In quel caso si usa il verbo sparare, non si usa il verbo scoccare. Per questo vi dicevo che questo verbo ha un uso piuttosto limitato e circoscritto. Una cosa interessante del verbo scoccare è che può essere usato anche in modo intransitivo. Quindi, da un lato lo possiamo usare in modo transitivo, l'arciere ha scoccato una freccia, dall'altro possiamo dire la freccia è scoccata. Oltre che con archi e balestre, il verbo scoccare può essere usato con meccanismi meccanici come quelli degli orologi. E infatti vi potrebbe capitare di sentire una frase come l'orologio ha scoccato le 10. L'orologio ha scoccato la mezzanotte. Come dicevo prima, scoccare può essere usato in modo anche intransitivo, quindi possiamo dire è scoccata la mezzanotte, che è come dire la mezzanotte è scoccata. Quindi vedete la differenza. Da un lato posso usare il verbo in modo transitivo e dire l'orologio ha scoccato la mezzanotte, dall'altro posso usarlo in modo intransitivo e dire è scoccata la mezzanotte. Allo scoccare della mezzanotte. Che significa allo scoccare della mezzanotte? Nel momento in cui l'orologio scocca la mezzanotte, cioè nel momento in cui la lancetta si porta sulla mezzanotte. In questo senso il verbo scoccare si riferisce a un rumore improvviso, un rumore come di un colpo improvviso ed è un sinonimo di rintoccare. Se uno dice allo scoccare della mezzanotte vuole proprio sottolineare il momento in cui all'improvviso si sente quel suono, un suono improvviso. Quindi vedete l'analogia con la freccia all'improvviso parte con quel suono. L'orologio all'improvviso scocca una determinata ora. E in italiano spesso il verbo scoccare viene usato in senso figurato in frasi del tipo è scoccata la tua ora, che significa è arrivata la tua ora, è giunta la tua ora. Poi alcune persone usano il verbo scoccare anche con le trappole, per esempio, e dicono la trappola è scoccata. In questo caso scoccare è simile a scattare, quindi la trappola è scattata. La trappola, cioè un dispositivo meccanico, si è attivata, o ancora meglio, è stata azionata. Altre persone poi usano scoccare anche per dire, per esempio, scoccare un bacio. Cosa significa scoccare un bacio? Dare un bacio con impeto, in modo appassionato, con passione, scoccare un bacio. Questo uso è leggermente improprio perché in realtà in questo caso bisognerebbe usare schioccare e non scoccare. Infatti la maggior parte delle persone dice schioccare un bacio, non scoccare un bacio. Ma passiamo per l'appunto a schioccare. Schioccare vuol dire fare un suono
rapido, simile a un'esplosione, un suono secco e rapido, simile a una piccola esplosione. Per intenderci, schioccare è il suono che fa una frusta quando viene sbattuta per terra. Quindi se voi avete una frusta e la sbattete per terra, il suono che fa è qualcosa di questo tipo. Questo è schioccare. Spero che vi sia piaciuta la mia imitazione della frusta. Allo stesso modo, il verbo schioccare viene usato per indicare questo gesto che si fa col medio e il pollice, no? E produce questo suono che è simile a una piccola esplosione. In questo caso è schioccare le dita. Poi c'è schioccare la lingua, che è fare qualcosa di questo tipo. Cioè staccare rapidamente la lingua dal palato. Questo è schioccare la lingua. Poi ecco, come dicevo, c'è schioccare un bacio. Alcune persone dicono scoccare un bacio, comunque il concetto è lo stesso, vuol dire dare un bacio appassionato, in cui proprio si sente il suono. Secondo me è più appropriato dire schioccare un bacio, perché comunque il suono che fa un bacio è simile a quello che fa quando si schiocca la lingua. E che nei fumetti viene scritto come smack. No? Smack, mi sembra che sia così nei fumetti. Ma andiamo avanti e passiamo al verbo scrocchiare. Questo è un verbo con un uso molto, molto limitato, infatti, che io sappia, si dice soltanto scrocchiare le dita oppure scrocchiare il collo. Allora, alcune persone dicono scrocchiare, altre persone dicono scrocchiarsi, altre persone ancora dicono far scrocchiare. Personalmente preferisco la variante con scrocchiarsi, quindi preferisco scrocchiarsi le dita e scrocchiarsi il collo. Alcune persone dicono scrocchiare le dita, scrocchiare il collo, altre persone invece dicono far scrocchiare le dita, far scrocchiare il collo. Allora, scrocchiare le dita vuol dire fare questa cosa qui finché non produce un determinato suono. Ecco, diciamo che non c'è nessuno più adatto di Ken a dimostrare cosa significa scrocchiare le dita, scrocchiarsi le dita. Io poi personalmente non riesco neanche più a farlo perché la gente mi diceva: non farlo, no, scrocchiare le dita fa male alle articolazioni, quando sarai vecchio ti tremeranno le mani, quindi non l'ho più fatto e adesso non riesco neanche più a far scrocchiare le dita. Poi c'è scrocchiare il collo, scrocchiarsi il collo, che è fare un movimento di questo tipo finché si sente un suono di questo tipo, no? Ecco, scrocchiarsi il collo. Ma passiamo al penultimo verbo, scricchiolare. Allora, il verbo scricchiolare è leggermente diverso dagli altri, nel senso che è leggermente più lungo, mi sembra che abbia una sillaba in più, però l'ho messo in questo gruppo di verbi perché comunque come suono è piuttosto simile. E quindi al di là del numero di sillabe è piuttosto facile confondere questi verbi. Scricchiolare è collegato alla parola scricchiolio, al sostantivo scricchiolio. Lo scricchiolio è un suono piuttosto particolare, è il suono che si sente ad esempio quando camminate su un pavimento vecchio di legno, no? Si sente questo scricchiolio, un suono un po' come cri 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 cri, un suono di questo tipo. Allo stesso modo quando camminate sul ghiaccio si sente questo scricchiolio, no? Quando camminate sulla ghiaia si sente cri cri cri, un suono di questo tipo. Infatti il verbo scricchiolare è onomatopeico, cioè è basato proprio su questo suono, cerca di riprodurre questo suono, infatti è scricchiolare. Sentite, no? Scricchiolare. Ricorda un po' questo suono. Un'altra cosa che scricchiola potrebbe essere una sedia di legno, una sedia vecchia scricchiola, cioè fa questo suono. Alcune persone poi lo usano in senso figurato, io personalmente no, non l'ho mai usato in senso figurato. A significare che qualcosa inizia a mostrare dei segni di cedimento. Per esempio, alcune persone dicono il loro rapporto iniziava a scricchiolare. Cosa significa? Iniziava a fare dei scricchiolii che metaforicamente sarebbero il segnale del fatto che il rapporto si stava incrinando, stava peggiorando, stava per spezzarsi. Ecco, ma andiamo avanti, passiamo al verbo successivo. L'ultimo verbo di cui volevo parlare è il verbo scroccare. Questo verbo l'ho menzionato in questo video perché comunque ha un suono chiaramente simile
a quello degli altri verbi di cui abbiamo parlato finora, quindi rischia di essere confuso con questi verbi. In realtà del verbo scroccare ho già parlato abbondantemente, ho fatto un video apposta sul verbo scroccare. Qui in alto vi metto un link al video che ho fatto sul verbo scroccare, se avete voglia andate a guardarlo. Questo è uno dei primi video che ho fatto, comunque il verbo scroccare è molto molto divertente, vi consiglio vivamente di andare a guardare questo video. Prima di concludere, ricapitoliamo brevemente quello che abbiamo detto in questo video, che nelle intenzioni doveva essere piuttosto breve, in realtà, come al solito, è diventato gigantesco. In questo video abbiamo visto sei verbi. Ho deciso di parlare di questi sei verbi nello stesso video perché fondamentalmente sono verbi che suonano molto simili e spesso vengono confusi dagli stranieri che studiano l'italiano. Il primo verbo che abbiamo visto è scioccare. Diciamo che di solito questo è il verbo che causa meno problemi, perché comunque scioccare chiaramente è collegato alla parola shock e di solito non viene confuso con gli altri verbi. Poi c'è scoccare che è collegato da un lato alle frecce, agli archi, alle balestre e dall'alto agli orologi. Poi c'è schioccare che è collegato alle fruste, il suono che fanno le fruste quando vengono sbattute per terra. Poi c'è anche schioccare le dita, c'è schioccare la lingua. Ok, non mi viene. Ok, non mi viene, comunque avete capito a che suono mi riferisco. Si può dire anche schioccare un bacio, proprio perché un bacio dato con passione di solito fa quel suono tipico che nei fumetti viene reso come smack. Poi abbiamo visto scrocchiare, di solito scrocchiarsi oppure far scrocchiare. Questo è un verbo che è un uso molto, molto più limitato degli altri, infatti è presente soltanto l'espressione far scrocchiare le dita, scrocchiarsi le dita, scrocchiare le dita. Oppure scrocchiarsi il collo, far scrocchiare il collo, scrocchiare il collo. Poi abbiamo visto scricchiolare, che è un verbo che si riferisce a quel suono che viene fatto, per esempio, quando camminiamo su un pavimento di legno vecchio, quando apriamo una porta vecchia di legno che non è oleata bene, che quindi fa cri cri cri, fa quel suono un po' inquietante. E da ultimo ho menzionato il verbo scroccare. Del verbo scroccare non ne ho parlato perché comunque vi ho rimandato al video che ho fatto qualche tempo fa. Poi magari qui nel box vi metto il link al video che ho fatto su scroccare. Spero di cuore che questo video vi sia piaciuto e soprattutto che vi sia stato utile. Onestamente questi video in cui faccio confronti tra verbi simili sono leggermente più complessi degli altri, o meglio, sono molto più complessi degli altri. Spero che questo video vi sia stato utile. Se vi è stato utile, mi raccomando, lasciate un fantastico mi piace qua sotto. Magari nei commenti scrivetemi se volete che in futuro io faccia altri video simili, cioè in cui faccio confronti tra verbi che suonano simili oppure che sono simili per altri aspetti. Se volete condividere questo video con i vostri amici, con compagni di corso, altre persone che stanno studiando l'italiano, a me fa soltanto piacere. Se volete farlo, siete liberi di farlo. Ecco, credo di aver detto tutto quello che volevo dire. Che l'italiano avanzato sia sempre con voi.